Cicero Prodomo Sua, positivo svolto dalla Commissione Ambiente e Territorio della Camera, possa essere approvato senza modifiche anche al Senato. Mi pare difficile non venire incontro a questa richiesta, per questo chiedo il rinvio ad altra data del provvedimento. La ringrazio. Quindi è stata avanzata al Presidente Relacci una proposta nel senso di rinviare ad altra data il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di contratti di concessione e di appalti. Sulla richiesta avanzata concederò la parola, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, ad un deputato contro ed uno a favore per non più di 5 minuti. Contro c'era la deputata Mannino. Palese, lei ha che vuole intervenire a favore? Io intervengo a favore, ma integrandoci questa proposta, perché alla luce di questa decisione chiedo la cortesia e la comprensione degli altri gruppi a che la riunione, i lavori in aula della giornata odierna finiscono alle ore 19 per una riunione congiunta dei gruppi che di Forza Italia, sia collega, del Senato sia della Camera. Scusi se la interrompo, non per fare confusione, evitiamo di fare confusione. Sulla questione che lei mi sta richiedendo in questo momento, cioè visto che c'è una riunione congiunta dei gruppi Camera e Senato del suo gruppo parlamentare, c'è l'esigenza di concludere la seduta alle 19. Su questo, se non c'è nessuna obiezione, si intende già così. Ora, noi siamo sulla dichiarazione di voto sulla richiesta formalizzata dal Presidente Realacci. A questo punto io ho solo un intervento prenotato, che è quello della collega Mannino, contro. Prego, intervenga. Sì, grazie Presidente. Allora, come diceva il Presidente Realacci, questa mattina nel Comitato dei Nove è venuto appunto il Governo a chiederci di rinviare per l'ennesima volta l'esame in aula, la continuazione dell'esame in aula di questo provvedimento. Noi siamo già alla terza settimana di rinvio, abbiamo fatto la discussione generale e ancora non si riesce a portare in aula la votazione degli emendamenti. A detta del Governo, l'intenzione e le criticità sono prevalentemente tre: quella relativa alla garanzia globale, subappalti e alla